adesso abbiamo dei giorni per pensare a domenica. Intanto siamo molto contenti e vorrei che stasera si festeggiasse, perché il più 13 è tanta roba, a livello internazionale è importantissimo. Questo ci consente di avere una grande fiducia in noi stessi e non cambiare niente l'approccio alla seconda partita. Devo fare i complimenti perché i ragazzi si sono subito hanno cambiato spirito dopo il primo tempo, perché vedevano la superiorità in difesa e volevano subito chiudere la partita, invece a questi livelli bisogna avere pazienza. Ecco, Ciutura ha fatto i complimenti all'Italia, ha parlato di una squadra, la sua, sperimentale, con molte assenze. Io parlo per la mia squadra, non so i motivi delle assenze degli avversari. Io so che i nostri giocatori sono sempre presenti a tutti gli appuntamenti di qualsiasi livello, con qualsiasi avversario, anche quando sono mezzi infortunati. Magari litigano anche con i loro club, ma si presentano sempre in nazionale sapendo di dover dare il loro apporto. Per cui pensiamo alla nostra squadra e non al perché la Lettonia aveva degli assenti. Ecco, è un'Italia che comunque ormai possiamo dire insomma, ha trovato una sua configurazione, si continuano ad innestare giovani e chiaramente il campionato fornisce delle indicazioni, sarebbe assurdo, paradossale non tenerne conto, però mi pare che il nocciolo duro di questo gruppo sia ormai ben consolidato. Ecco, parlavi anche di giocatori che pur non al top della condizione, al limite con Acciacchi, però danno sempre il loro contributo sia in termini di esperienza che tecnico a questa squadra. Ma che questa ormai sia una squadra giovane lo sappiamo ormai da diversi anni. In questo momento ha trovato anche un equilibrio nel gioco e soprattutto nelle rotazioni. Siamo riusciti ad avere due giocatori per ruolo capaci di incidere sul risultato, quindi non ci sono riserve. Poi magari c'è qualcuno che gioca meglio in alcune partite e domenica giocherà meglio l'altro, e i giovani che si inseriscono fanno parte della legge, che in nazionale devono venire chi è più in forma, però diciamo che già è molto giovane. Poi gli ultimi entrati giovanissimi non fanno un'eccezione perché sono di livello dal punto di vista tecnico. Sì, è stata una partita magari non dominata dall'inizio alla fine, siamo partiti un pochino contratti, ma dopo ci siamo sciolti e abbiamo dimostrato che questa squadra può andare oltre a tutte le difficoltà. Ecco, si giocava quest'oggi a Pescara il primo tempo, no, di questa partita contro la Lettonia. Ci sarà il ritorno in Lettonia nella giornata di domenica. È la condizione necessaria battere la Lettonia per poi arrivare alla gara della vita, quella contro la Polonia di Vigevano, che potrebbe, in caso di risultato positivo, spalancarvi le porte alla fase finale degli europei, un traguardo cui questo gruppo, questa Italia, questa federazione tiene in modo particolare. Sì, certamente, adesso sinceramente bisogna guardare partita a partita, adesso guardiamo a domenica, ad aprile vedremo. Noi abbiamo questa piccola difficoltà che nelle seconde partite caliamo un pochettino, quindi magari dobbiamo lavorare su questa cosa e dobbiamo essere ancora più concentrati per andare domenica in Lettonia e cercare una vittoria. Senti, tu sei sicuramente il giocatore più esperto di questo gruppo, in mezzo a tanti giovani, ti senti ancora più giovane? No, io sto bene fisicamente, mi sento bene, è quello che mi dice Riccardo, finché stai bene e rendi, posto c'è, quindi io lavoro sempre nella mia società, che ringrazio, la Pallamano Conversano, lavoro sempre per essere al massimo della forma, per arrivare in nazionale e dare il 200%. Quanto stanno crescendo questi giovani? È un'Italia davvero molto giovane, insomma una media intorno ai 22-23 anni, quindi con tanta strada ancora da percorrere. Sì, io spacco la media, diciamo. Però sono giovani, lavorano molto bene, bisogna crescere secondo me un pochino di più sull'ambito tattico e tecnico dei ragazzi, soprattutto quelli che stanno arrivando,
Quindi bisogna lavorare tanto, soprattutto nei propri club, e dopo dimostrare quando hanno la possibilità, se stanno qua è perché qualcosa di buono c'hanno, quindi facciamo in bocca al lupo anche ai ragazzi giovanissimi che stanno con noi. Sì, noi abbiamo saputo che non possiamo correre 60 minuti con l'Italia e anche la differenza in qualità individuale è troppo grande, no? Anche se ha visto il risultato finale. Primo tempo sì, abbiamo giocato bene, a fino a che noi abbiamo fatto qualche errore tecnico e soprattutto noi abbiamo fatto reti avanti del portiere solo. E dopo, come ti ho detto, qualità individuale d'Italia è nostra troppo grande e a noi non che mancava costanza, per tenere costanza per tutta la partita manca esperienza, manca... Ecco, questo che stai allenando è un gruppo molto giovane, no? Un gruppo che immagino debba crescere tanto. Dobbiamo attenderci delle sorprese, delle novità per la partita di domenica, la gara di ritorno? Tutto è possibile, vediamo il stato fisico dei giocatori, soprattutto come stanno. E io non c'è tante opzioni per cambiare, è possibile, vediamo, non te posso dire in questo momento, ma sì, è un gruppo giovane, prima volta che stiamo insieme, non mancano 8 giocatori, meglio praticamente, è prima volta, 3 giorni che abbiamo allenato insieme, è molto difficile, ma molto, io sono molto soddisfatto con loro, lo che hanno fatto, hanno creduto nel nostro gioco, il lavoro di questi giorni e io credo che questa è una grande esperienza per loro e che possano solo crescere. Ecco, che Italia hai visto? Tu conosci benissimo la Nazionale Azzurra, sei l'allenatore del Bressanone in Italia, squadra prima in classifica del campionato di Serie A gol, non ha misteri, non ha segreti l'Italia per te. Come hai visto questo gruppo rinforzato da Ebner, che è l'unico tra virgolette straniero che gioca con questo gruppo, oltre ai ragazzi, ai Mengon che giocano in Francia e al capitano parisino? No, è un gruppo che gioca tanto tempo insieme, questo se vedi. E noi abbiamo preparato partita, abbiamo saputo tutto lo che io, c'è informazione individuale tanta, ma anche collettivamente.